mambo italiano, hey, hey, mambo. Mambo italiano, go, go, go. You mixed up a siciliano, all you calabrese do the mambo like a crazy with it. Troppo forte l'aria condizionata. Infatti è proprio una bella invenzione, sì, troppo forte. No, sì. Dico, è troppo intensa, la sento freddo. L'abbasso sì. Un po' qui. Ecco fatto. È incredibile. Si è riscaldata l'aria immediatamente. Questa non funzionava prima, me l'ha riparata un amico mio che ripara i condizionatori, però che lavora alla NASA, pensa. Lavora alla NASA? Sì, lui ripara i condizionatori per hobby, però è, sì, sì, è uno forte alla NASA, sì, sì, sì. Buonissimo il filetto. Hai sentito che carne, eh? Hai sentito? Questa mica la compriamo al supermercato. Questa ce la fornisce un amico che c'è un allevamento di carne danese in Argentina. Praticamente in Italia la dà solamente a me a Napolitano, pensa. Ah, sì, sì. Ma si sente, è un burro. Che poi, sai, neanche ci faccio molto con la carne. Beh, la mangi. Ma solo quello. Infatti, sì, sì. Per il resto preferisco il pesce. Beh, per il pesce, scusa, Agostino Beach sul lungomare nord. Posto un po' nascosto, non lo conoscono tutti, ma fa un pesce da paura e spendi pochissimo. Tipo? Beh, tipo, che quando è stato un po' di tempo fa, siamo andati in quattro, abbiamo preso, dunque, antipasto, spaghetto allo scoglio, frittura mista, grigliata mista, orata, dentice, vino, caffè, limoncello dolce, 15 euro in totale. Beh, un buon rapporto qualità-prezzo. Infatti, sì, 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 infatti, sì, sì. Ma sai dove si spende poco a cena? Sei mai stato in Grecia? Come no? Penso a Satros, un volo andata e ritorno 100 euro. Ah, beh, si trova quella cifra. No, però. Me l'hanno dati loro però. Perché è un'offerta speciale, quindi. Ti ho approfittato, sì. No, ti dicevo perché sono stato invece a Misanos, sì. Che è un'isoletta abbastanza sconosciuta, non la conosce quasi nessuno, un'isoletta di pescatori. Ah, bello. Molto bella, perché ci sono lì proprio i pescatori che pescano e ti cucinano il pesce. Te per esempio stai a nuoto, loro stanno a nuoto con te, pescano. E cioè hanno una specie di cosa per friggere lì. Friggono nell'acqua, sì, nell'acqua. Ma è incredibile, sì, sì. E che poi ti seguono anche sulla spiaggia. Infatti dopo un po' li devi mandare via perché lo danno poi gratis così. Però io sono andato lì specialmente appunto per questo albergo. Cioè, calcola che è un albergo a 12 stelle. 12 stelle? Sì, è l'unico al mondo. Però costa 9.000 euro a notte. Ammazza, caro, sì, sì. Però calcola che io ho un amico che lavora all'ACEA, prima sì. Lavorava lì dal Gaspari all'ACEA, adesso che ha una ditta di import-export con la Grecia, sì. Che me l'ha fatto avere a 35 euro. Ammazza, sì. Bello sconto, sì, bello sconto. Sì, sì, sì. E l'albergo, ti dico, è pazzesco. Sì. Calcola che tutte le stanze sono di circa 500 metri quadri. La piscina, sì. L'idromassaggio, sì, sì. È bellissimo. E poi ci sono queste terrazze, perché lì ci si va più che altro per il tramonto. Ah. Lì c'è un tramonto che calcola dura 4 o 5 ore. Come mai? Perché è sotto il meridiano. Ah, e quindi cioè, vedi questa palla di fuoco che fino a mezzanotte poi boom, scompare da tutto. Che bello, bellissimo. E la mattina invece insomma, da lì vedi tutti quanti, cioè tutte le isole. E quando è particolarmente tersa l'aria vedi anche i fiordi. Della Grecia. Della Grecia, sì. Bellissimo. Dico, è particolare. Beh, no, io sono stato a Coira in Portogallo invece. Coira, sì, sì. No, perché c'è il mio cugino che ha presentato un amico mezzo matto, questo qua, che questo qua era praticamente era l'ammiraglio della flotta navale della regina, pensa. Poi a un certo punto mi sono stufato, ha comprato questo yacht grandissimo dove invita gli amici. E c'ha queste, sì, sì, sono andato ospite da lui un mese. Queste cabine immense, proprio. Cioè, sono case, appartamenti, ogni cabina è un appartamento. Pensa, dentro ogni cabina c'è il campo da tennis in sintetico. Con l'istruttore fisso che sta lì, sì, anche di notte, quello sta lì sul, sì. Seduto, sì, tu di notte alle 3 puoi giocare, poi lo chiami e lui ti fa lezione, però una cosa per dire proprio. Sì, sì, sì. No, fantastico. E poi no, è una cosa spettacolare. Poi pure lui ci portava a mangiare in questo posto, in questo ristorante, che se non conosci non ti fanno entrare, devi prenotare da mesi proprio così. È un ristorante, pensa, solo crudo, pesce crudo e champagne. A volontà, c'è quanto ti pare. E poi c'è questa cosa del babà, che ti fanno mangiare il babà proprio autentico napoletano. Ah, babà, no. Lo devi ordinare appena arrivi però, perché gli devi dare il tempo di andarlo a prendere, che c'è uno col jet che va e lo va a prendere a Napoli e te lo riporta, capito? Quindi... Ovviamente, sì, insomma, devo ordinarlo prima. Fantastico, guarda. E quanto pensa, siamo stati lì tutte le sere a mangiare lì e spendevamo 7-8 euro a persona, pensa. Buono. Sì, sì, sì. A proposito di cene, pasti, così. Sì. Ci facciamo due passi, sgranchiamo un po' certo, le gambe. Ma volentieri. Io mi dovrei anche mettere a dieta, eh. Se va una dieta, ne do io una favolosa. Ah, sì? Sì, quale? Sì. Cozza e papaya si chiama. Ah, Me l'ha data un mio amico che fa lui è praticamente il ideologo del Bolshoi. Ammazza! Sì, 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 è incredibile. Ah, qua, si perdono 20 kg al giorno. 20 kg al giorno? Sì. A lui gliel'ha data un suo amico che è un marziano. Ah, sì. Ah, sì. Questo bel paese pieno di poesia. Era per i
C'è chi in questi anni da questo paese ha preso le distanze. È il caso di un nostro ex connazionale che ora si trova in Svizzera, in un centro di recupero per smettere di essere italiano. Come dite voi italiani? Buonasera. Buonasera a lei, come sta? Ora molto meglio, ma sono stato un anno in terapia, qui al centro Carla Bruni per il recupero degli italiani. Il centro Carla Bruni? Ma le hanno dedicato una clinica? La prima comunità di recupero per italiani al mondo. Qui entri italiano ed esci pulito. E vi auguro ne aprano presto una anche in Italia, ne avete bisogno. L'Italia è piena di italiani. Siete il paese con la più grande comunità italiana nel mondo. Anzi, in Italia c'è una vera e propria emergenza italiani. Vabbè, siamo più di 60 milioni, però mi sembra esagerato parlare di emergenza. Guardi che a rischio la sicurezza del vostro paese. I dati del Viminale parlano chiaro. In Italia un crimine su tre è commesso da immigrati. Uno su tre. Vabbè, e allora noi cosa c'entriamo? Vuol dire che in Italia due crimini su tre sono opera di italiani. Bastardi! Gli italiani spacciano, rubano, stuprano, uccidono, ma fanno anche di peggio. Case, strade, infrastrutture. Ma insomma, anche lei è italiano alla fine. No. Io ora non più. Io ho smesso. Ma come ho smesso? Non si può mica smettere di essere italiano. E infatti non è stato facile. Io prima di venire qui ero il classico italiano medio. Vivevo ancora a casa con i miei genitori. Evadevo le tasse. Andavo a messa tutte le domeniche. E soltanto perché l'ostia è gratis. E essere italiano è un'escalation. Cominci con una mazzetta, così, fra amici, perché lo fanno tutti. Poi però passi alle maxi tangenti. E quando è lì è un attimo che entri nel tunnel della politica. E essere italiano non ti basta mai, ne vuoi sempre di più. La raccomandazione, per esempio, crea dipendenza. Io ero diventato schiavo della raccomandazione dopo il caffè. Pensi, smetto quando voglio, siamo un grande paese, se l'allero. Non è così. Vabbè, ma io non drammatizzerei, non siamo mica tutti uguali noi italiani. Io ho toccato il fondo quando ho visto Benigni cantare l'inno di Mameli a Sanremo. Una persona normale, sana, avrebbe cambiato canale. Io invece mi sono commosso e ho addirittura esposto il tricolore alla finestra. Ero ridotto da fare schifo, non quanto Benigni, ma quasi. Beh, ma c'era bisogno di chiudersi in clinica? Poteva semplicemente andare a vivere all'estero come fanno in tanti. Appunto, all'estero è pieno di italiani. Voi li chiamate cervelli in fuga, io li chiamo metastasi. Fortuna che almeno qui ci tengono tutti in isolamento. Pizza! Pizza! Ma, scusi, ma quello chi è? Pizza! Quello, è uno nuovo. È già la seconda volta che lo beccano a ordinare per telefono una Napoli, tre supplì e due fiori. Ma scusi, la camicia di forza, di isolamento, ma che metodi sono quelli lì? Guardi che funzionano, perché dall'Italia si può guarire e io con la mia storia, la mia testimonianza, vi posso dare il coraggio di cambiare, anzi, di smetterla con l'Italia proprio. Ma guardi, sinceramente non so se siamo interessati. Fidatevi, ne avete bisogno, voi dovete uscire dal tunnel dell'Italia. Ve lo chiede l'Europa! Lasciatemi cantare con la chitarra.